Allora, buongiorno, vediamo se riesco a registrarmi. In questa lezione parliamo dei cammini minimi sui grafi. Questo è un argomento estremamente interessante, innanzitutto perché tutto sommato i grafi viene molto naturale vederli come una rappresentazione di un qualcosa di fisico, in cui le distanze sono, i pesi sugli archi sono effettivamente distanze su punti, e quindi questa visione del grafo come punti su una mappa e cammini minimi aiuta decisamente chi studia i grafi a visualizzare i vari algoritmi. E in questa lezione iniziamo, non so se riusciamo a fare in tempo a vederli tutti, comunque iniziamo a occuparci di quelli che sono i cammini minimi. Innanzitutto bisogna mettere alcune definizioni per capire di quali cammini minimi ci stiamo occupando, e poi vedremo tre algoritmi: uno che ha in qualche modo il pregio della semplicità, uno che è un po' più resistente e il terzo che è bello, esteticamente bello. Se voi amate gli algoritmi, l'algoritmo di Dijkstra è veramente un bell'algoritmo, perché contemporaneamente greedy, ovvero sia goloso in qualche modo, passo per passo sceglie la cosa che sembra localmente meglio, però dal momento che Dijkstra era una persona in gamba, garantisce di trovare l'ottimo alla fine. Allora, iniziamo con le definizioni. Che cos'è il peso di un percorso? Allora, noi stiamo parlando di un grafo pesato. Un grafo pesato vuol dire che ad ogni arco è associato un numero. Questo numero è il peso dell'arco. Possiamo visualizzarlo come la distanza per andare dal punto A al punto B, ma non dobbiamo rimanere troppo legati a questa definizione, perché ci rendiamo conto che molto spesso noi potremmo avere dei pesi che sono negativi, ad esempio, e questo ci mette in crisi, perché una distanza negativa non è un concetto così semplice da visualizzare. In ogni caso, stiamo parlando di grafi pesati, quindi esiste un numerino reale che è associato ad ogni arco, e quindi possiamo in grado di definire il peso di un percorso come la somma dei pesi di tutti gli archi che fanno parte di quel percorso. Un percorso è un insieme di archi tali per cui il punto di partenza dell'arco I più 1 è uguale al punto di arrivo dell'arco I, e il peso globale del percorso è la somma dei pesi di tutti questi archi. Allora, definiamo cammino minimo. Il cammino minimo fra un vertice U e un vertice V è il più piccolo cammino possibile fra tutti i possibili cammini fra il vertice U e il vertice V. Il peso del cammino minimo nel seguito viene rappresentato come funzione delta UV. Si usa la convenzione che se V non è raggiungibile da U, il peso del cammino minimo è infinito. Quindi comunque mi ci vuole un tempo, fra virgolette, infinito per arrivare da U a V. Allora, quando noi ci chiediamo che senso ha, ci chiediamo di trovare i cammini minimi all'interno di un grafo, innanzitutto dobbiamo fare una distinzione. Se ci interessa trovare il peso dei cammini minimi a partire da un nodo sorgente, quindi a partire dal nodo S, io voglio trovare tutti i cammini minimi per raggiungere ogni altro nodo all'interno del grafo. E questo problema viene chiamato Single Source Shortest Path, SSSP. Cammino minimo a partire da singolo nodo, singola sorgente. Io ho un unico punto di partenza e mi chiedo come arrivare in tutti gli altri. Oppure posso avere interesse di trovare tutti i possibili cammini minimi fra ogni possibile coppia di nodi all'interno del grafo. E questo viene chiamato All Pairs Shortest Path, cioè
tutte le possibili coppie, io voglio trovare il cammino minimo fra ogni possibile coppia. Immaginando che il grafo rappresenta qualcosa di fisico, il peso rappresenta effettivamente la distanza, vi rendete conto che questo ha sicuramente delle implicazioni pratiche, nel senso, se io mi chiedo qual è il minor la strada più corta per arrivare dalla centrale dei vigili del fuoco a qualsiasi punto di Torino. Questo è un tipico esempio di single source shortest path. La macchina dei vigili del fuoco non deve arrivare dal punto A al punto B generico, deve arrivare dalla centrale al ogni possibile punto. Un'altra differenza significativa è cercare di capire esattamente che cosa noi stiamo cercando. Allora, noi siamo interessati nel trovare il peso del cammino minimo oppure effettivamente il cammino minimo. Allora, vedremo che la maggior parte degli algoritmi che vengono presentati in letteratura e che noi presentiamo in questo corso, di fatto cercano e trovano il peso del cammino minimo. Tuttavia, è possibile, con delle modifiche minime, calcolare quello che è effettivamente il percorso minimo. E le modifiche minime sono, basta semplicemente pensare che all'interno del mio percorso, è vero che se io ho, a partire dal nodo X, posso andare in n nodi diversi, a differenza di quale sia il nodo in cui io devo arrivare, però se io cerco il percorso minimo a partire da una singola sorgente, se io sto calcolando i cammini minimi a partire da una singola sorgente, dato un nodo n c'è un unico predecessore. Quindi il cammino minimo che mi porta a quel nodo ha un unico passo n-1, quindi prima di arrivare a quel nodo io ero in un unico altro nodo. Quindi in realtà, se io voglio calcolare tutti i percorsi minimi a partire da una singola sorgente, mi basta memorizzare per ogni nodo qual è il nodo precedente, e questo mi permette di memorizzare tutti i cammini minimi a partire da un singolo nodo. Comunque, ripeto, nella maggior parte degli algoritmi, qui un minimo ne parleremo, però in generale, se prendete un libro di algoritmi, molto spesso viene riportato unicamente il calcolo del peso del cammino minimo e non effettivamente del cammino minimo, e quindi va modificato un minimo per trovarlo. Facciamo un esempio: qual è il cammino minimo fra S, tipico nome che si dà al nodo sorgente, e V, tipico nome che si dà a un vertice qualsiasi? Qual è il peso del cammino minimo fra S e V? Il grafo è orientato? Allora, ho sentito 6, 7, 8. 8? Chi dice meno? Questo è il momento in cui dovreste un minimo partecipare tutti quanti. Allora, il peso minimo è, diciamo, 8, e da dove, qual è il percorso minimo? SUXV. Perfetto. Allora, va bene, come rappresentare i possibili cammini minimi? Ma possiamo rappresentare qual è il nodo precedente al nodo dato a partire da una singola sorgente, o vabbè, in qualsiasi altro formato, in realtà questo non ci interessa particolarmente. E guardiamo ad esempio il grafo dei cammini minimi a partire da S. Allora, S, vedete che la distanza di S da S è 0. La distanza di S da U è 3, e se io voglio andare
a U, il nodo precedente è S, d'accordo. Se io voglio arrivare a V, beh, la distanza di V è 8 effettivamente, come avete detto, e il nodo precedente da V è X, quindi se io voglio arrivare a V, prima dovrò arrivare a X, e se devo arrivare a X, prima dovrò arrivare a U. Se voglio arrivare a U, prima dovrò partire da S, S è il mio nodo di partenza. Quindi ho che il mio percorso fino a V, costruito all'incontrario, è: per arrivare a V devo arrivare a X, per arrivare a X devo arrivare a U, per arrivare a U devo arrivare a S, S è il nodo di partenza. Quindi S, U, X, V. Peso totale per arrivare fino a V, 8. Allora, vabbè, il nodo precedente in un di un vertice non dipende dalla destinazione finale, tutto sommato. Quindi V è, se io devo arrivare, se io ho un percorso che deve per un certo nodo e passo, e il nodo precedente, il modo migliore per arrivare a V è il passo prima per arrivare a V è U, se io dopo V devo andare da qualche altra parte, questo non cambia. Quindi in qualche modo io ho un unico, una volta che io ho trovato qual è il modo migliore per arrivare fino a un certo nodo, non cambia che cosa devo fare dopo. Allora io posso immaginare di partire dal mio grafo e in qualche modo costruire un grafo che contiene soltanto i cammini minimi, shortest path graph. Allora io posso pensare di partire da un nodo sorgente U, di considerare tutti i cammini minimi e di considerare solo gli archi che fanno parte dei cammini minimi a partire dal nodo U. E questo è il grafo, e questo è il grafo dei cammini minimi. In effetti, questo grafo si può a tutti gli effetti pensare come un albero. Allora, qual è la caratteristica di un albero? L'avete vista con Fulvio, immagino. Noi possiamo vedere un albero come un tipo speciale, se volete, di grafo. Quali sono le caratteristiche di un albero visto come grafo? Allora, un albero visto come grafo, innanzitutto, è orientato oppure no? Questa è una domanda interessante, perché alcuni libri che parlano di grafi definiscono l'albero come un sottografo non orientato, mentre altri libri che parlano degli alberi definiscono gli alberi come sottografi orientati. Bisogna soltanto capirsi. Se io penso alla radice dell'albero come in qualche modo il nodo sorgente, io sto implicitamente dando un orientamento. Quindi posso vedere il mio albero come un DAG, un grafo orientato. La A di DAG vi ricorda qualcosa? Aciclico. Un albero è aciclico, quindi un albero è un grafo orientato aciclico. Potete vederlo come la radice, come il nodo sorgente, tutto parte da lì in avanti si dipana il mio intero grafo, e ha un'altra caratteristica un albero visto come grafo. Riuscite, se non l'avete visto potete provare a pensarci. Dati due nodi qualsiasi all'interno di un albero, ci sono solo
Quante possibilità ci sono? O c'è un unico percorso dal primo al secondo, o c'è un unico percorso dal secondo al primo, o il primo e il secondo non sono collegati. Ma se c'è un percorso fra due nodi, questo è unico. Cosa che non è vera nel caso di un generico grafo orientato a ciclico, perché voi potete pensare un nodo di partenza si allarga e poi si stringe. Quindi io posso arrivare all'ultimo nodo passando o da sopra o da sotto. E questa funzione è coerente con il grafo orientato a ciclico, perché è orientato e non c'è un ciclo. Nel caso dell'albero questo non è possibile, perché se esiste un percorso fra il nodo A e il nodo B, allora questo è unico. Comunque, pensiamo al grafo dei percorsi minimi, dell'albero dei percorsi minimi. L'albero dei percorsi minimi esiste sempre all'interno di un grafo, per cui io parto da un nodo sorgente e, seguendo questo albero, l'albero mi definisce tutti i modi che ho per arrivare a tutti i vari nodi seguendo un cammino minimo. È importante notare che l'albero dei cammini minimi non è unico, perché a volte io potrei, ad esempio ho dei nodi che hanno esattamente lo stesso peso, passare da uno o passare dall'altro potrebbe essere irrilevante nell'ottica di trovare il cammino minimo, però alla fine il cammino minimo ha sempre lo stesso peso. Quindi se l'albero dei cammini minimi non è univoco, va bene, però comunque alla fine è equivalente, perché descrive percorsi che hanno lo stesso peso. Esempio, allora questo è l'albero dei cammini minimi del grafo elementare visto prima. Potete vedere che contiene gli stessi vertici e un sottoinsieme degli archi. Quindi è un sottografo. E sono tutti gli archi che fanno parte del. Tutti gli archi che compaiono nell'albero dei cammini minimi fanno parte dei vari cammini minimi da un nodo all'altro. Se G, se il nostro grafo di partenza è un grafo non pesato, allora i cammini minimi possono essere calcolati semplicemente con una visita in ampiezza. Considerare un grafo non pesato è la stessa cosa che considerare tutti gli archi aventi peso unitario. Quindi in realtà la distanza non è più la somma dei pesi degli archi, ma è il numero degli archi. Allora noi abbiamo visto, voi avete visto quest'anno, io ho visto prima, che una visita in ampiezza ci permette di trovare qual è il modo più veloce, intendendo come velocità numero di archi che devo attraversare, per arrivare da un nodo di partenza a un nodo di destinazione. Se tutti gli archi hanno anche peso unitario, allora questo è anche il cammino minimo. Quindi problemi di cammino minimo su grafo non orientato, visita in ampiezza. Non è trascurabile quello che ho detto, perché il numero di volte in cui viene spontaneo usare un algoritmo più complicato per il calcolo dei cammini minimi, ma il nostro grafo in effetti non ha peso, non sono pochi. Mi è capitato soltanto di recente l'ultima volta. Quindi grafo non orientato, visita in ampiezza, ci aiuta a trovare i cammini minimi. Avevamo lasciato in sospeso il discorso su pesi negativi. Allora, in realtà esistono, almeno non è ufficiale questa distinzione, però secondo me si possono classificare tre tipi di grafi. Sono i grafi tranquilli, in cui va tutto bene, sempre, tutti gli algoritmi funzionano, e sono i grafi in cui tutti i pesi sono positivi. I grafi in cui tutti i pesi, in realtà c'è ancora un'altra classe di grafi in cui è ancora meglio questo, però
in generale i grafi in cui tutti i pesi sono positivi non ci danno problemi e tutti gli algoritmi più o meno funzionano. Poi ci sono i grafi in cui qualche peso è negativo. Va bene, esistono comunque degli algoritmi che mi permettono di trovare il di funzionare anche con qualche peso negativo. Il tutto, diciamo, sono grafi alla fine che sono trattabili. Pesi negativi, vi rendete conto che non riesco a immaginare il mio problema come distanza fra città, perché cosa vuol dire che per andare da qui a Barletta ci metto meno 5 ore? Non ha nessun senso. Quindi però i grafi con qualche peso negativo alla fine funzionano ancora. I grafi che realmente mi creano problemi sono quelli in cui io riesco a identificare un ciclo che ha peso negativo. Allora, se un grafo ha un ciclo negativo, il concetto di cammino minimo in quel grafo smette del tutto o quasi di essere definito. Ciclo negativo vuol dire che io posso partire dal nodo X, andare nel nodo NNNNNN, tornare a X e la somma dei pesi degli archi che ho attraversato è negativa. Questo vuol dire che non riesco più a definire una distanza, perché se io devo andare da A a B, quanto mi costa? Beh, parto da A, vado a X, faccio tanti giri quanto mi pare e poi vado a B. E il mio percorso da A a B vale meno 1000. Faccio due giri in più, meno 1020. Faccio 10 giri in più, meno 1100, eccetera, eccetera. Quindi se il mio grafo ha dei cicli negativi, ho dei seri problemi a definire qual è la distanza minima fra due nodi. Vi ho detto che esistono tre categorie di grafi, no? I grafi in cui funziona tutto, che sono quelli in cui i pesi sono positivi, i grafi in cui posso avere qualche problema perché qualche peso è negativo, però alla fine non ho cicli negativi e quindi il tutto un pochino più stiracchiato, però riesco gli algoritmi a utilizzarli. I grafi in cui ho cicli negativi e lì sono nei problemi. C'è una categoria zero di grafi in cui le cose vanno ancora meglio, e sono i grafi in cui vale la disuguaglianza triangolare. La disuguaglianza triangolare mi dice che arrivare da A a B direttamente, quindi il peso dell'arco fra A e B, è sicuramente minore o uguale del peso dell'arco AC più il peso dell'arco CB. Ovvero sia, mi conviene sempre fare un passo diretto piuttosto che passare per un punto intermedio. Questo è sempre vero se i punti sono punti geografici, e sto guardando la distanza in chilometri. Vi rendete immediatamente conto che non è vero se, anche sto parlando di punti geografici, ma il peso è il tempo. Perché magari andare fino a laggiù e poi prendere la tangenziale mi conviene rispetto a andare direttamente nel punto in cui sto cercando di arrivare. Quindi anche su problemi reali, in cui sto parlando di, in qualche modo, di qualcosa di fisico, quindi non ho nessun peso negativo, la disuguaglianza triangolare potrebbe non essere verificata. Però se è anche verificata la disuguaglianza triangolare, i pesi degli archi sono tutti positivi, veramente, ci sono degli algoritmi incredibilmente efficienti che ci permettono di fare un sacco di cose fantastiche. Esempio, qual è la distanza minima fra S e G? Qual è la distanza fra S e G? Non lo so, non posso calcolarlo. In qualche modo non è definita. Il cammino minimo fra S e G non è definito. Perché io posso andare S, C, D e poi continuare a girare fra C e D, C e D, C e D, C e D un certo numero di volte.
E tutte le volte che faccio un giro, no, scusate, fra E e F, e tutte le volte che faccio un giro, alla fine continuo a scendere come peso della mia distanza. E quindi la distanza fra S e G non è definita. È definita in qualche modo un peso del cammino fra S e A, e questo è 3, fra S e B, e questo è meno 1, perché meno 1 è il peso minimo che io devo pagare se voglio spostarmi da S a B. È definito fra SC, è definito fra SD, non è definito fra SE, fra SF e fra SG. In questi tre nodi, per questi tre nodi non è possibile definire un cammino minimo. Non ha senso. Il che vuol dire che se io tiro fuori dal mio libro un algoritmo per il cammino minimo e il mio grafo contiene dei nodi negativi, contiene degli archi con peso negativo, il mio algoritmo che ho preso dal mio libro potrebbe non essere in grado di funzionare e fornirmi quindi dei risultati totalmente sbagliati. Se noi partiamo, un cammino minimo è composto in qualche modo da cammini minimi, quindi un sottopezzo del mio cammino minimo è sempre un cammino minimo da un nodo fino all'altro. Un corollario di questo è che in qualche modo se io voglio calcolare il cammino minimo da S fino a V, io posso spezzarlo in due pezzi. Il cammino minimo da S fino a U, che è un nodo immediatamente precedente al nodo in cui io voglio arrivare, e poi l'ultimo passo che mi porta da U a V. Quindi ricordate che con delta io sto indicando i cammini minimi. Quindi il cammino minimo fra S e V è uguale al cammino minimo fra S e U, perché ricordate che ogni sottopezzo del cammino minimo è sempre un cammino minimo. Quindi il cammino minimo fra S e V è uguale al cammino minimo fra S e U più l'ultimo passo per arrivare da U a V. Abbastanza ovvio. E questo però ci dice che dati tutti i possibili archi, la distanza, la lunghezza, il peso del cammino minimo da S a V sarà minore o uguale del peso del cammino fra S e un U qualsiasi più il peso del passo da U a V. Allora, il minore vale in tutti i casi, l'uguale vale se effettivamente sono sul cammino minimo. Questa è abbastanza una banalità. Se io ho il cammino minimo per arrivare da qui a laggiù, io posso pensare tutti i nodi che sono, diciamo, raggiungibili, da cui io posso raggiungere la mia destinazione finale, e se calcolo quant'è la distanza fra il punto in cui sono e uno di questi nodi, più il passo finale che devo fare per raggiungere il mio obiettivo, beh, queste somme, una di queste somme sarà il mio cammino minimo e tutte le altre saranno peggio. Sarà sicuramente peggio andare là e poi fare un passo piuttosto che fare il cammino minimo. Perché vi stiamo raccontando questa assoluta banalità? Perché su questa banalità è basato il concetto rilassamento. Allora, l'idea del rilassamento è di dire che, dato stiamo parlando in questo caso sempre di
cammini minimi a partire da una sorgente singola, quindi a partire da una data sorgente. Allora, la distanza di un punto a partire da una data sorgente la posso indicare con D U, scritto di U come si usa il vettore in C, C++, Java, eccetera. E allora, questa è in qualche modo la stima della distanza, del peso del cammino, dalla sorgente di partenza al nodo U. Allora, il rilassamento, rilassare in qualche modo D di V, quindi la distanza verso il nodo V, significa scoprire se è più comodo rispetto a come pensavo andare fino a V nel modo in cui pensavo di arrivarci, quindi con il valore con il peso del percorso che pensavo di avere, o piuttosto arrivare prima a un altro arco e poi fare l'ultimo passetto. Quindi io mi sto chiedendo se mi conviene arrivare al nodo V come pensavo di arrivarci prima, non so come fosse, però in qualche modo io mi ero fatto un'idea di come arrivare al nodo V, oppure piuttosto di andare prima a un altro nodo e poi fare un passo per arrivare a V. Allora, questa è l'idea del rilassamento. Allora, basandosi su questa idea del rilassamento, io posso già tirare fuori un algoritmo. Ad esempio, single source. Allora, io posso, single source vuol dire che io cerco di calcolare la distanza di tutti i nodi a partire da un singolo nodo di partenza. Vedete che io uso il vettore D per segnarmi in qualche modo la distanza, quindi il vettore D dell'elemento S o dell'elemento X è la distanza del nodo X a partire dal nodo sorgente S. E poi ho un altro vettore che chiamo pi greco, probabilmente perché la P mi ricorda path e mi ricorda percorso, che mi segna qual è il nodo precedente all'interno del mio percorso minimo. Quindi io sto insieme calcolando la distanza e effettivamente il percorso memorizzato come nodo per nodo chi è il predecessore. Ricordate che io posso, l'albero delle distanze minime è un albero, essendo l'albero delle distanze minime, quindi io posso memorizzarlo memorizzando per ogni nodo qual è il nodo che viene prima, perché ogni nodo ha un unico predecessore. Ogni nodo all'interno del grafo dei percorsi minimi, dell'albero dei percorsi minimi, ha un unico predecessore, cioè un unico modo in cui io posso arrivare a quel nodo. Quindi inizializzazione. Tutte le distanze sono infinito, quindi non so come arrivare nei vari nodi. Il predecessore di tutti i nodi è nil, boh, equivalente a boh, tranne il nodo sorgente, che ha distanza zero dal nodo sorgente. A questo punto, rilassare un arco UV cosa significa? Significa procedura di rilassamento. La procedura di rilassamento ha tre parametri. I tre parametri sono tre nodi, U, V e W. Allora, V è il nodo in cui io sto andando. Se la D di V, il che vuol dire quella che io considero essere il peso minimo per arrivare al nodo V, è maggiore del quella che io considero essere il peso minimo per arrivare a U più il peso dell'arco fra U e V, allora aggiorno. Il che vuol dire, io ho una stima di quanto mi costa arrivare fino a V, ho una stima di quanto mi costa arrivare fino a U,
e so, questa non è una stima, lo so perché è il peso dell'arco, e so esattamente quanto è il peso dell'arco da U a V. Allora, se la mia stima di arrivare fino a U più il peso dell'arco mi produce una stima migliore per arrivare fino a V, allora aggiorno la mia stima di V. E quindi dico che la stima per arrivare a V sarà uguale a quello che mi costa arrivare fino a U più il peso dell'arco da U a V. E a questo punto devo anche aggiornare il vettore pi greco, perché il predecessore di V in questo momento è U. Per arrivare a V, il cammino minimo mi porta a passare da U. L'ultimo passo è arrivare a U. Questa è la procedura che viene chiamata il rilassamento. Semplicemente è un guardare il grafo e dire: oh, ma invece di arrivare da qui, faccio prima a fare questo giro qua. Esempi. Allora, per arrivare a U ho peso 5, per arrivare a V ho peso 9. E l'arco che unisce U e V, se io rilasso, cambio opinione, perché invece di arrivare a V pagando 9, posso arrivare prima a U pagando 5, poi pago ancora 2 e arrivo a V. Quindi cambio opinione. E rilasso.